Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 8 agosto. Vediamo quali sono i Beh, temi il tema fondamentali della giornata. fondamentale è Tema che si è rischiata la crisi di governo sulla questione del codice delle ONG. Si è scritta una crisi di governo perché ci sono all'interno del governo due linee fondamentali, quella del ministro degli interni Minniti, ma anche probabilmente di Gentiloni, e quella invece del ministro che sovrintende la Guardia Costiera ed è il ministro del Rio. Oggi è significativa, ho usato un gioco di parole, diciamo forse un po' irriverente nei confronti del ministro del Rio, che peraltro in altre occasioni è stato, mi sembra, molto serio, il delirio del Rio, perché nell'intervista di oggi su Repubblica il delirio non è tanto quello di contestare alcuni modi di applicazione del codice delle ONG, e neanche quella frase sintetica di Repubblica dicendo dobbiamo salvare, dobbiamo arrestare, dobbiamo fare la guerra agli scafisti e non alle ONG, che sono frasi d'effetto che può dire qualsiasi ministro, non rendendosi conto del disastro che sta avvenendo in Italia oggi sulla pessima gestione di questa immigrazione, cosa che evidentemente Minniti conosce meglio. Ma la cosa che mi ha sconvolto nell'intervista di un altrimenti moderato ministro è quando lui dice che non vuole utilizzare le parole d'ordine dei razzisti e dei fascisti, e dice ancora Delrio che proprio quelli e quella destra che ha contribuito a creare i problemi in Libia, cioè la destra ha contribuito a creare i problemi in Libia, cioè ma che film ha visto Delrio? È la destra che ha contribuito a creare dei problemi in Libia, o se vogliamo attribuire a Berlusconi la paternità di essere uno dei leader della destra, si può dire che è quello che voleva tenere Gheddafi, ormai mi sembra del tutto chiaro e provato, nonostante le minchiate che dice Napolitano, un ministro, un presidente della Repubblica che forse è un po' perso di lucidità. Vogliamo pensare che sia stato Berlusconi ad aver voluto creare il casino in Libia? Io la trovo una cosa incredibile, fuori dal canone, diciamo, della ragionevolezza per la quale spesso Delrio invece ho conosciuto. Un'altra, sì, sempre i fascisti, François, ci sono di mezzo. Un'altra cosa che mi fa ridere molto oggi è, vabbè, straordinario Mario Calabresi su Repubblica, che dice: ma in fondo che cosa sono 100.000 immigrati che sono arrivati in Italia? È come dire che un paese di 60 milioni di abitanti non è in grado di gestire uno stadio e mezzo, perché tanti sono i tifosi che seguono due partite importanti. Intanto consiglio a Mario Calabresi di non parlare di stadi quando si parla di persone che vengono messe, cioè non utilizzare la similitudine dello stadio, perché qualche paese del Sud America gli stadi li ha usati veramente per tenere le persone, e sono quelli con cui il soggiornare si batté infinitivamente, duramente ai tempi di Pinochet, meno oggi che c'è Maduro, perché evidentemente è un'altra dittatura di un colore diverso. Ma il punto non è quello degli stadi che si possono riempire, che queste 100.000 persone sono del tutto inutili, perché sono persone che sono arrivate in questo paese senza nessun come possiamo dire, organizzazione e senza nessuna richiesta di lavoro da parte dell'Italia, di visti, di controlli, di flussi che possono essere, come in tutti i paesi del mondo, regolati. Questa è la differenza, forse, regolare i flussi invece che subirli grazie alla possibilità di saltare su una nave delle ONG dopo che essere stata chiamata dai trafficanti di uomini. Fantastica la polemica tra Ernesto Galli della Loggia e Massimo Giannini. Ernesto Galli della Loggia contesta Saviano, che scrive su Repubblica dicendo che il reato umanitario è una minchiata. Giannini risponde al pezzo di Ernesto Galli della Loggia dicendo che Ernesto Galli della Loggia commette degli errori, e prende spunto dal titolo del pezzo di Ernesto Galli della Loggia. Ernesto Galli della Loggia oggi risponde dicendo: il titolo non c'entra nulla col mio pezzo, e anzi quelle cose che sono scritte sul titolo del Corriere della Sera a corredo del mio pezzo non sono significative. Allora io dico: ma ragazzi, mettetevi d'accordo, intanto litigate tra di voi, perché l'idea che Galli della Loggia attacca Saviano, Giannini difende Saviano, Galli della Loggia attacca Giannini, il tutto per un titolo che non rappresenta il pensiero di Galli della Loggia, vi fa capire il senso di questo dibattito sui giornali dei grandi pensatori italiani. Due cose che mi divertono molto oggi sono sul Repubblica, sono, scusatemi, sul Tempo e sul Giornale. Beh, insomma, fantastico il Ministero del Poder Pubblico,
Popular che ringrazia esplicitamente il sindaco di Napoli, De Magistris, per il supporto che dà a Maduro. Complimenti a De Magistris, non tanto perché magari si potrebbe occupare delle questioni di Napoli piuttosto che fare il ministro degli esteri, ma soprattutto il supporto a Maduro, devo dire, qualifica il personaggio che lo dà. Una cosa imbarazzante. Pier Giorgio della Mogherini ne ho parlato ieri, quindi vatti a vedere la zuppa di ieri, la trovi su YouTube, ne parlo diffusamente dei Selfie della Mogherini. L'altra cosa che mette in grande evidenza il tempo di oggi, ma non solo, è la questione della Raggi sul parco dedicato ad Arafat, sulla quale pare che il sindaco di Roma sta tornando indietro. Ma io dico, come può un sindaco di Roma che conosce minimamente Roma e sa che c'è stato a Roma l'attacco alla sinagoga, che è stata una cosa che ha lasciato feriti, morti, sangue e dolore per una città che dovrebbe essere almeno, forse è una delle città che sulla religione e soprattutto su quella zona di Roma dovrebbe essere più sensibile, come si fa a poter dedicare un parco ad Arafat e all'organizzazione terroristica che all'epoca lui rappresentava? Straordinaria la storia, ma bisognerebbe fare un trattato di economia su incentivi ed equità. Per equità diamo dei soldi ai siciliani attraverso delle spese, diciamo, improduttive. Gli incentivi sono che, siccome gli diamo dei soldi a cavolo, questi soldi glieli diamo se fanno i volontari per spegnere gli incendi. Quindi che cosa fanno questi qua? L'incentivo è avere incendi per avere soldi, soldi che sono pagati dai contribuenti italiani. Insomma, bisognerebbe fare una bella analisi economica sulla minchiata di dare soldi in questa maniera ai collaboratori e ai volontari. Tra virgolette, la parola volontario secondo me è chi fa delle cose volontariamente, non perché è pagato. Beh, insomma, i volontari, 15 volontari siciliani pizzicati ad appicciare i fuochi in Sicilia per avere il rimborso 10 euro all'ora, è una di quelle storie talmente sentite, talmente incredibili che purtroppo ancora dobbiamo raccontare. Quasi simile al fatto che sono state, cioè sul Sole 24 Ore di oggi, ma se c'è sul Messaggero in maniera diffusa, abbiamo una delle scuole che sta peggiorando di più al mondo, sta scendendo dall'ottimo in cui era considerata a livello globale, sta scendendo rapidamente le classifiche, e sapete come risolviamo il problema? Grazie alla sindacalista, nostra ministra della e Renzi, devo dire, della pubblica istruzione, 58.000 nuovi dipendenti della scuola. Complimenti, così risolveremo il problema della scuola. Come sempre, la scuola è un problema di assunzioni, non è un problema di qualità di quello che facciamo. Comunque, 58.000 nuovi dipendenti, 58.000, vi chiedo quale azienda al mondo è in grado di assumere 58.000 persone con un decreto? La pubblica amministrazione italiana, non c'è dubbio.